Carissimi amici di Lourdes, siamo qui per darvi qualche piccola informazione sul santuario in questo periodo particolare provocato da questo virus. E quindi questa epidemia di coronavirus sta crescendo rapidamente in tutto il mondo, prima in Asia, poi in Europa, probabilmente prima di altre regioni del mondo qui in Europa. Voi mi permettete che io legga, perché ho scritto qualche piccola nota per non dimenticare, e quindi questo causa morti, ma anche preoccupazioni, ansie. Il santuario di Nostra Signora di Lourdes, sappiamo tutti che è un luogo privilegiato di preghiera per e con i malati. E in questo spirito, e anche perché viviamo questo evento con la massima serenità possibile nella speranza di Cristo vittorioso sulla morte, che offriamo al santuario Nostra Signora di Lourdes questa possibilità di una novena di preghiera che va dal 17 al 25 marzo. La recita dei rosari saranno pregati qui alla grotta, in quattro lingue, in francese, inglese, italiano e spagnolo, e meditati dai testi che abbiamo preparato e che si possono trovare sul sito del santuario. Quindi siete invitati, vi invitiamo tutti, se lo desiderate, a potervi unire a noi attraverso questa trasmissione di questa preghiera di Lourdes e proporla voi stessi nelle vostre diocesi, nelle vostre parrocchie, nelle comunità religiose, nelle chiese, dove voi pensate che si possa pregare assieme. Siamo ben lieti che Lourdes, che sentiamo che è il polmone della preghiera, da questo polmone, da questo cuore della preghiera, tanti possono unirsi a noi e pregare con noi Nostra Signora di Lourdes, perché ci aiuti in questo momento difficile, tanto difficile, per l'Europa, per il mondo intero. E quindi a tutti gli amici che ogni giorno ci seguono attraverso TV2000 e il sito internet del santuario per la recita del rosario, assicuro il mio personale ricordo nella preghiera.